Boh, oggi sciuliniamo gli sci, così domani sono pronti per l'uscita che facciamo. Allora, vediamo magari prima di dire subito cosa serve. Vabbè, allora, la prima cosa che useremo è questo prodotto qui, che è un diluente, una specie di diluente per pulire la soletta dello sci. Poi ovviamente la sciolina, questa è una sciolina universale, magari dritta, è così, è una sciolina universale e ogni sciolina scrive sulla scatola a che temperatura funziona nel modo ideale. Poi non si vede, ma si sta caricando a temperatura il ferro da stiro e poi la spatola per tirare via i residui della sciolina e la spazzoletta in plastica per dare l'ultima pulita. Allora, quindi la cosa direi da cui partire è la pulizia della sciolina. Faccio vedere, dovrebbe vedersi questo. Senti, questo è sporco. E bene o male sono nelle stesse condizioni anche i miei. C'è un po' di residuo di colla che è meglio tirare via. Ok, allora andiamo di tirare via lo sporco. Io adesso direi che faccio tutte le operazioni su uno sci solo e poi andrò avanti con il resto del materiale. Ecco fatto. Io non ho i morsetti, con cui fissare gli sci al tavolo, ma sinceramente non mi sembra una cosa così importante, tanto ho visto che sono abbastanza stabili. Quindi niente, c'è già da mettere la sciolina. Il ferro è a 100 gradi perché questa sciolina qui va a 100 gradi, c'è proprio scritto, e niente. Adesso non si fa altro che far sciogliere la sciolina sullo sci, in questo modo. Uniformemente, me ne è scesa anche un bel po'. E ok, e una volta che c'è la sciolina sullo sci non devo far altro che seguire la direzione dello sci sulla neve, quindi sempre dalla parte anteriore dello sci verso la posteriore, in modo da stendere per bene la sciolina. Poi vabbè, se ogni tanto si spinge in retro bene. Adesso lasciamo riposare lo sci, così io intanto faccio gli altri e poi andiamo avanti col video sempre su questo sci. Bene, gli sci sono tutti sciolinati, quindi c'è sopra questa patina, ok, che adesso andiamo a togliere con questa cosa qua, questa spatola che ha questo angolino tagliato a 90 gradi. Questo servirà
per pulire la parte della lamina. Adesso vediamo come mettere la GoPro per far vedere meglio. Ok, allora anche qui sempre direzione dello sci, quindi da dove lo sci entra nella neve verso il vetro, e così chiudiamo. Stessa cosa per la parte centrale, che adesso faccio vedere così, poi sposterò la GoPro e con due mani avrò più forza. Però vedete quanta roba che viene su fuori. Adesso si capisce perché sono vestito così. Allora, adesso proviamo a filmare il secondo sci da questa parte qui, così forse si vede qualcosina meglio. Questo è per pulire la lamina, che non deve essere per forza fatto prima, anzi io lo faccio prima e anche alla fine. E la parte centrale, vediamo se si vede meglio così. Allora, poi, giusto per rendere la cosa un po' più allegra, perché a me sti video non piacciono, sappiate che c'è il canale Pornhub o Penthouse, adesso non mi ricordo, che fa vedere anche quello, la sciolinatura degli sci. E sicuramente le attrici sono più belle di me. Una cosa importante da dire è che appunto adesso la sciolina deve venire via bene, no? Bisogna fare questo procedimento fino a che praticamente non viene praticamente più giù nulla dalla soletta. Poi qualcuno può anche dire, vabbè, anche se resta su qualcosina, si gratta via, vero, ma il problema è con le pelli, perché le pelli, se rimane su sciolina, fanno fatica ad attaccarsi. Ok, giusto un ultimo sketch per far vedere che alla fine non viene su praticamente più nulla, e quindi possiamo dire di aver sciolinato lo sci. Buono, ultimo passaggio. Oh, così. Perfetta. Domani sgola. Ok. Quindi
Salutiamo lo sponsor, che è il mio datore di lavoro. Come ultima cosa io direi di spiegare perché un marito dovrebbe fare anche gli sci della propria moglie. Amore! Dimmi! Ti ho sciolinato gli sci! Perfetto, grazie! Vieni a prenderti la ricompensa!